tutti gli amici e gli spettatori di Caccia News, vi ricordiamo che per 3 puntate non andremo in onda, in quanto col periodo natalizio Caccia News si prende una pausa per ricaricare i motori. L'appuntamento è con l'inizio della nuova stagione il giorno 6 di gennaio, pronti a ripartire con nuovi contenuti e nuove iniziative della nostra trasmissione. Vi ringraziamo per averci seguito in questa stagione autunnale, è stata una stagione veramente piena di soddisfazioni e in cui ci avete seguito e supportato in tantissimi. Gli auguri da parte della redazione di Caccia News, da parte di Nicola Bresciani, responsabile appunto di questa trasmissione, e da parte anche dei nostri presidenti regionali di Associazione Cacciatori Lombardi. Gli auguri li estendo anch'io a tutti i nostri associati e anche tutti gli altri cacciatori, perché siamo tutti fratelli, specialmente nel periodo natalizio. Come hai detto tu, l'appuntamento è per il 6 di gennaio, mi raccomando, dovete esserci tutti, perché sarà di nuovo una stagione di lotta, perché noi non ci fermeremo, lo sapete benissimo, anche se tutti ci dicono che lottiamo con i mulini a vento, ma noi vogliamo continuare a lottare per le nostre tradizioni, per i nostri padri, per i nostri nonni. Quindi ragazzi, seguiteci, perché faremo tante cose insieme, soprattutto per ridare quella dignità ai cacciatori che pian piano ci hanno tolto. Grazie a tutti e buon Natale e felice anno nuovo. Allora ringrazio anch'io Nicolò, ringrazio Eugenio, e anch'io voglio mettermi a disposizione per una nuova stagione sicuramente, e faccio gli auguri a voi e alle vostre famiglie di passare questo Natale con serenità e, come diceva appunto sia Nicolò che Eugenio, pronti a ripartire per l'anno prossimo, perché avremo dei grossi problemi da affrontare come associazione, ma soprattutto come cacciatori. E giustamente, come dice Eugenio, sottolineare bene di salvaguardare la nostra dignità di cacciatori, e quindi soprattutto questo bisogna che ci mettiamo a lottare e saremo sicuramente in prima fila come di solito. Quindi un augurio sincero a tutti, e a tutti i cacciatori ovviamente, non solo ai nostri della CL, però ci aspettiamo, vi aspettiamo per il giorno 6 che cominceremo di nuovo questa trasmissione. Grazie mille ancora a tutti per averci seguito, ancora a tutti gli auguri di buone feste, un buon Natale e un felice 2023. L'appuntamento è a venerdì 6 gennaio con le nuove puntate di Caccia News.